All'Istituto di Istruzione Giovanni Verga di Passo Corese è stata inaugurata la sala che ospiterà i nuovi corsi di musica per lo studio del pianoforte, del violino e della chitarra. L'istituto, nato nel 1972, ha una lunga esperienza didattica, soprattutto maturata nel recupero scolastico di ragazze e ragazzi che hanno incontrato delusioni o difficoltà nella scuola statale e che, grazie alle metodologie e all'impegno dei docenti dell'Istituto Verga, sono diventati stimati professionisti. Il motto dell'istituto, Scientia atque educatio, educazione ed istruzione, sintetizza il messaggio posto alla base di tutta l'attività pedagogica. I ragazzi non solo devono imparare ad imparare, ma devono anche essere educati alla convivenza civile, al rispetto di se stessi e degli altri. Il professor Giovanni Paradiso, direttore dei corsi, ha sempre paragonato l'Istituto Giovanni Verga ad una piccola grande famiglia, creando un rapporto dialettico e costruttivo tra le varie componenti. Oltre ai corsi di preparazione agli esami, da ottobre del 2013 sono iniziati i corsi di pianoforte, di violino, di canto e propedeutica musicale, con insegnanti tutti diplomati al conservatorio. Di scena la musica, regina delle arti, linguaggio universale che accomuna popoli e paesi. La sala sarà dotata di una lavagna interattiva multimediale che consentirà di tenere riunioni e conferenze con l'utilizzo di moderni sistemi di comunicazione. L'evento, con la partecipazione di numerosi amici e sostenitori, si è aperto con alcuni brani suonati dalla City of Rome Pipe Band di Cornamuse, per proseguire con l'esibizione dei ragazzi che quest'anno hanno frequentato i corsi con la professoressa Cristina Berlinzani per il pianoforte e il canto e con il professor Gennaro De Francesco per il violino. Il direttore, professor Giovanni Paradiso, ha aperto la manifestazione con una relazione sulla storia e sulle attività dell'Istituto, dando rilievo sulle finalità dei nuovi corsi di musica. Ha voluto inoltre ringraziare l'ispettore Mauro Arena, i presidi Michele Lamura, Giovanni Masciocchi, Rossi Stefania e il professor Giovanni Piccardo, direttore dell'Istituto Paritario Santa Maria di Monterotondo, per aver messo a disposizione le telecamere per la realizzazione del video.